Benvenuti a questa nuova puntata di Piccola Grande Italia, il podcast che racconta il bel paese. San Nicandro di Bari, porta della Murgia Barese. All'ombra del castello normanno svevo, perduto in una distesa di ulivi, San Nicandro di Bari si trova tra il capoluogo pugliese, Matera, e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Ci aspetta il sindaco Giuseppe Giannone. San Nicandro è una piccola cittadina di circa 10.000 abitanti, sistemata sul primo gradino della Murgia Barese. Il territorio sostanzialmente è pianeggiante ed è solcato da un sistema di lame, che poi sono quello che rimane di una serie di torrenti che nell'antichità dalle colline sfociavano verso la costa barese. Porta della Murgia Barese, San Nicandro è il crocevia di un notevole sistema di collegamento viario che sin dall'antichità lo ha reso uno snodo strategico e baricentrico. La lunga storia di San Nicandro è strettamente legata al sito dove insiste da secoli il castello. I più antichi rinvenimenti archeologici sono reperti risalenti al periodo Peuceta e Magno Greco e consentono di avanzare senza ombra di dubbio l'ipotesi di una frequentazione dei luoghi già a partire dal VI secolo a.C. Un rapido sorvolo mostra lo sviluppo della città, ingranditasi a cerchi concentrici attorno al nucleo originario del castello. Il piccolo insediamento ebbe un sostanziale sviluppo durante il X secolo, tanto da essere addirittura fortificato. Nel periodo caratterizzato dalla dominazione normanna, il castello di San Nicandro fu interessato da importanti lavori di ristrutturazione, lavori che portarono alla definizione di un nuovo, munito organismo architettonico, un castello insomma degno di contenere la dimora di un feudatario potente. In questo periodo e durante la successiva dominazione sveva, il castello raggiunse l'apice del suo splendore. Parliamo di una importante e sostanziale evoluzione del manufatto architettonico che da struttura militare tout court si trasforma in un vero e proprio palazzo nobiliare, caratterizzato da ampie sale, dalla qualità dei materiali adoperati, dalla presenza di bifore sulla facciata principale. A partire dal 1304, la possente struttura, assieme a tutto il feudo, venne donata al capitolo di San Nicola. E questo è un momento essenziale nello sviluppo di questa comunità e di questi territori, perché si va a perdere la connotazione prettamente militare del castello, che diventa in realtà il centro direzionale, un centro direzionale ante litteram di una grande azienda agricola che era costituita proprio dalle proprietà del capitolo di San Nicola sul territorio di San Nicandro. La fisionomia del castello mutò in seguito ad un restauro avvenuto nel 1850. In seguito ad un incendio, il capitolo di San Nicola intraprese alcuni massicci interventi destinati ad adattare la struttura alle esigenze dell'azienda agricola. Nel 1967, per mano di un sindaco davvero illuminato che tutti noi sannicandresi ricordiamo, il professor Casamassima, il castello diventa di proprietà del comune. Da quel momento il castello è l'edificio pubblico più importante della comunità, un punto di riferimento per l'intera comunità, il monumento che rappresenta la nostra identità ed incarna tutti i nostri sogni. Attorno all'antico maniero si snodano le vie storiche, con i loro scorci e le caratteristiche edicole votive. Tra i monumenti religiosi spicca la chiesa matrice di Santa Maria Assunta. La struttura neoclassica reca la firma dell'architetto Giuseppe Gimma. Significativo per dimensioni e impianto scenografico è il monumento ai caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Eretto nel 1929, sorregge la campana augustea, realizzata con il bronzo dei cannoni austriaci. A un paio di chilometri dal borgo, perduta nella lussureggiante campagna a vita, sorge la chiesetta medievale della Madonna di Torre, un luogo molto caro ai cittadini di San Nicandro. L'immagine della Madonna viene onorata nella ricorrenza del Lunedì dell'Angelo in una giornata di festeggiamenti di carattere agreste. La distesa di ulivi che cinge il paese costituisce la prima ricchezza del territorio. La produzione d'olio extravergine d'oliva è la principale attività economica sannicandrese. Di nuovo Giannone. Il castello e la distesa di ulivi sono le due immagini che definiscono al meglio il nostro comune. Sono la rappresentazione plastica delle nostre radici e raccontano
la nostra principale attività economica e del nostro substrato culturale. Sono sicuramente le fondamenta sulle quali proviamo costantemente a costruire il nostro futuro. Il territorio è caratterizzato da due cultivar, tanto famose quanto prelibate, la Termite e l'autoctona Coratina. Nicola Giannone è un imprenditore agricolo. Bassanicandro ha principalmente come coltura olivicola la coratina, che è il fiore all'occhiello dell'olivicoltura nazionale per i suoi profumi, per i suoi sapori, per i sentori vari che contiene. Francesco Saverio Zonno è il presidente del frantoio oleario Il Sannicandrese. Nel territorio di Sannicandro sono circa coltivati a oliveti 4.500 ettari. Per fare un olio buono, la prima cosa, ci vuole passione. Passione verso la terra, passione verso la cultura degli alberi. Non devono passare 24 ore dalla raccolta alla molitura. L'olio extravergine d'oliva, tipico della zona, è ottenuto esclusivamente attraverso procedimenti di tipo meccanico che permettono di mantenere inalterate tutte le proprietà del frutto. E i numeri, da un punto di vista economico, sono decisamente interessanti. Nell'annata di carico si producono circa 200.000 quintali. Sono un 30.000-35.000 quintali di olio. Sannicandro di Bari, tuttavia, non è solo olio. Tra le eccellenze della terra e della tradizione è necessario menzionare anche i grandi vini pugliesi. Di nuovo Giannone. Due sono i vitigni principali che fanno parte del nostro territorio. Il primitivo, dalle bacche rosse nere quasi, e invece l'uva regina, dal quale poi si estrae la verdeca, che è un vino bianco, dolce e molto profumato. Gli eventi culturali che animano l'annata rappresentano forse l'occasione migliore per conoscere e degustare questi eccellenti prodotti. Ce lo racconta il sindaco. Mi piace sempre raccontare che la promozione della nostra comunità, del nostro territorio, debba partire dal connubio fra cultura ed agricoltura. Un binomio che ci rappresenta al meglio e quindi proviamo in ogni momento a rappresentare il nostro territorio ponendo tutti gli eventi in stretta simbiosi con il nostro castello. La Sagra dell'Oliva Dolce è sicuramente tra gli eventi più importanti del nostro calendario e si svolge nella seconda domenica d'ottobre. Un altro evento importante è il Salone Internazionale denominato Radici del Sud. Viene tenuto all'interno di questa struttura, all'interno delle mura di questo castello ed è un importante momento di promozione della cultura del vino, di scambio di idee, del racconto della qualità e dell'importanza delle produzioni autoctone nel settore vinicolo. Il castello accoglie ed abbraccia decine di eventi che si susseguono, a ritmi serrati, nel corso di tutto l'anno. Appuntamenti che vivono grazie alla sinergia con le tante associazioni del territorio, del sostegno della città metropolitana e della regione Puglia. Tante occasioni di incontro si sposano perfettamente con la matrice più autentica della cultura popolare, fondata su semplicità, genuinità e generoso spirito d'accoglienza. Sannicandro fa parte del circuito nazionale dei borghi autentici d'Italia proprio in ragione di questo spirito di accoglienza, uno spirito che pone al centro l'ospite e lo rende partecipe del contesto nel quale si muove. Un elemento significativo del nostro patrimonio immateriale, un patrimonio che ci teniamo convintamente a salvaguardare e del quale siamo davvero molto orgogliosi. Visitare Sannicandro di Bari permette di immergersi in un'intensa esperienza sensoriale e di conoscere alcuni degli aspetti più interessanti della nostra bella Puglia. Conclude il sindaco. Una visita fra gli ulivi secolari, tra le tante architetture rurali disseminate al proprio interno, alla scoperta della civiltà contadina che ha segnato la storia di questo territorio, la visita del castello normanno svevo e del centro antico che lo circonda, la degustazione dei prodotti e dei piatti della nostra tradizione, sempre impreziositi dal profumo del nostro olio evo, sono un'esperienza davvero imperdibile. Questo è Sannicandro di Bari. Vi aspettiamo, venite a trovarci. Piccola Grande Italia, il podcast che racconta il bel paese. Non dimenticare di cliccare segui per non perdere la prossima puntata.
Piccola Grande Italia è anche video. Seguici su piccolagrandeitalia.tv. Piccola Grande Italia è una produzione B-Web. Executive Producer Vincenzo Graziano. Scritto da Annalisa Bertasi. Sound Designer Gabriele Masi e Rita Giordano. Voce Claudio Pisicchio.